Raga, un anno dopo, in alto a destra, 10 giorni, capitolo 9. È stato annunciato proprio così. Io non entrerò su Fortnite dall'avanti Cristo. Loro, diciamo, non parliamone. Loro tre. C'è capitolo di merda. Ok. Season 1. Penso sia stato l'inizio season. Fortnite è più divertente che ho mai giocato, perché ne ho giocati due. Ho giocato, cos'era, raga? Quello della stagione 2 e del capitolo 2 e quello del capitolo 3. Secondo me ci stava, raga, l'inizio del capitolo 3. Secondo voi? Beh, sì, perché comunque subito dopo c'è stato il Natale, poi c'è, cioè, la mappa comunque era abbastanza bella, comunque dava queste novità. Sì, poi, raga, si arrivava a febbraio che veramente discendeva alle palle perché non c'era più un cazzo. Esatto. Cioè, che cazzo erano i terremoti? Sì. No, prima a gennaio ci sono state, che proprio non c'è I stato raggi. nulla, ci sono state 3 settimane senza aggiornamento da Natale, tutti aggiornamenti. E poi Zero. hanno aggiunto pinnacoli. Ci sono stati anche i tornati e i fulmini. Pena. La mappa, cioè, era carina. Ci sta, Comunque, Sansu. per essere un inizio capitolo, Gli c'erano un altri sacco di biomi. biomi. Raga. Le armi della stagione 1, comunque il Vabbè, loadout. merda. No, veramente. No, Lo sbocco, raga. cioè, la mitraglietta Stinger, No, il quello Pompa sì, è vero. Striker, cioè. Quello, ah, no, aspetta, quelle armi sì erano Il bellissime. cambio di Sì. loadout sì, ci sta, cioè. C'è stato il cambio di loadout, hanno cambiato proprio il meta, Eh beh, direi anche completamente, se, dal raga. pompa alle Cioè, mitragliette. dopo un po' mi scasso pure le palle. E ora si è Dopo due assalto. capitoli. Giusto? Vabbè, raga, abbiamo parlato tutta la stagione 1. C'è stato Stagione l'evento 2. finale, stagione veramente che le palle penso siano più belle. È iniziata bene, cioè, sembrava che andava bene ed è finita male. Esatto, vai, raga, Esatto, voto, anche il voto. pass, aspetta, il pass poi era No, raga, pass deludente. non ne parliamo neanche. Pass non ne. Raga, io non ne voglio parlare dei pass. Non ne voglio parlare dei pass di sto Capitano 3 capitolo. pass non sono No, esistiti. Non sono quello della stagione esistiti. 2, quello della stagione 2 dobbiamo È parlarne. ancora peggio. No. Io non me lo ricordo neanche, raga, il pass della stagione 2. 6. Sei e mezzo, forse, 6, sei. prendo 6. Sette. No, però i rampini di Spider-Man, regà, gli rampini di Spider, 6, 6 e 6, 6. mezzo, 6 e mezzo, 7, regà. raga, ma non rompete la minchia. Jackie? 7 meno. Lui si è subito incattivito. Ok. Next season. Next season. Stagione 2. Season Allora, la 2. durata. Lo sbocco del capitolo, signori. Lo sbocco. Stagione 2, capitolo 3, miglior season No, sì, che migliore ho forse mai stagione. giocato. Cazzo, La è vero. durata è stata Inizierò io giusta. elencando, inizierò io elencando i lati negativi. Entri nel gioco. Poi, raga, potete contestare. Fermi, non è che ho ragione io. Entri. Pass battaglia. Vomiti. Dici, vabbè, vado in mappa, vai a vedere cosa hanno cambiato. Un cazzo. Hanno messo dei dirigibili. Vabbè. Dici, vabbè, raga, che update incredibile. Origine, immagine. E come cazzo si Origine, chiama? immagine Origine, immagine e e quell'altra. ordine. E ordine. Ordine. Ok. Dici, vabbè. Li contestualizzano in qualche modo, come tipo hanno fatto con Fondazione, come hanno fatto col visitatore, che c'era un evento a tema. Un cazzo. Cioè, li buttano là, li spiaccicano là. Boh. Raga, non ho capito niente. Nulla. Pure nella season 6, dove io neanche giocavo più di tanto, più o meno sapevo che era Fondazione dai trailer. Più o meno avevo capito. Questi, boh, entrano così a Sconosciuti, caso. questo è vero. Sì, Sconosciuti. Questo è Sconosciuti. vero. È dimenticabile. Beh, infatti ho detto miglior season che ho mai giocato. Ma quello sì, è Raga, vero. gameplay bellissimo. C'è i Gameplay carri armati. sì. Bus della battaglia. Gameplay, carri armati, bus della battaglia. I dirigibili, Sì. comunque, una piccola aggiunta, ma ha cambiato completamente il modo di giocare. È troppo Vorrei parlare divertente. un attimo di una cosa, che la stagione 2 è avvenuta nel momento sbagliato. Cioè, il tema era Sì. guerra. Mi Sembra potete dire giusto? qual è la skin segreta del capitolo 2? E È del Prowler. Prowler. Prowler, vabbè. Skin collaborazione, Veramente. errore enorme. Spero Ma che nel capitolo 4 davvero? non si riveda. Capitolo 4 non si deve rivedere, perché le skin segrete sono nate come skin di Fortnite della storia, al massimo, oppure skin così, però che avevano un significato. Che mi mettete a fare Prowler in una cosa Ma lo segreta? sai che non so neanche che cazzo sia Prowler? Beh, Sì, carino. l'evento ci Che stava, potevi dai. sparare. È più o meno lo stesso di Interattivo. questo qui che dovrà avvenire, mi sa, perché quattro giocatori, la cosa che secondo me, se fanno sta cosa è carina come evento. La storia della stagione La 2 comunque storia ci stava, cioè, è stata Voi bella. contro non era. gli eventi, Cioè, comunque ci ha portato bene all'evento, secondo Io, sinceramente, in quella stagione ho giocato bene, cioè, ho giocato bene, cioè, giocavo bene, ecco. No, Cioè, intendo la stagione 2, in che la stagione passaggio? 2 io gli darei un 9, secondo Io me. 9 anch'io. Io 7,
No, 8. No, anzi, no, 8 e mezzo io. No, 8. No, no, 9. Cioè, chi vediamo tu? Che non ha parlato. 9 e mezzo. Vabbè, dobbiamo essere sinceri. Raga, anche questo si vede la season 2 la sbaciucchia. Vabbè, cosa ti è piaciuto però della season 2 per dargli 9 e mezzo? Cioè, un po' di tutto mi è piaciuto di questa season. Ragazzi, 4.0 di che stai parlando? Vabbè. No, vabbè, 4.0 se ne parlerà. Ricordatelo. Stagione 3. Penso, vabbè, raga. Guarda come l'ha detto, come è merda. L'ha detta PC di pietra. Era proprio la depressione. Che schifo. Franci è proprio come il suo predecessore spirituale, la stagione 3 del capitolo 2. Ma il bello è che Franci te all'inizio eri super gasato da quella season. Esatto. Ma io invece l'ho capito fin da subito che questa secondo non era una bella esatto, season. Esatto, vi spiego proprio l'inizio season, la prima settimana. Oh, PC di pietra, questo sono io. Io dico PC di pietra. Oh, PC di pietra, questa è una season fantastica. PC di pietra mi dice no, questa season fa cagare a spazio. Era così? PC di pietra, io confermo la tesi di PC di pietra. C'è una merda. Allora, non c'è stato l'evento. Ma poi, regà, la nuova zona era bruttissima. Cioè, tutta blu così mi dava fastidio, un botto. No, a me perché vale quella non è proprio il mio stile. No, a me si piaceva, era un po' fantasy, quindi era bello. Più che altro la zona era bella. Io la season 3 è quella che ho giocato più di tutte. Però, regà, c'è stato un momento morto. Momento morto, la stagione era morta. Cioè, forse le prime settimane erano giocate, poi non si è capito più niente. Cioè, tutto in giù. Vi faccio una domanda. A voi è piaciuta l'idea tipo la guerra tra Wii e 7? C'è sta roba della pace, della sintonia tra i Luger. Secondo ma me infatti ci deve stare una stagione tipo di distruzione. Ma infatti io l'avevo detto che se facevano, forse si può ritrovare nel chapter 2 con Talk. Avevo detto che se facevano. No, non si può ritrovare questa volta. L'avevo detto a voi. Se facevano l'errore che se vinceva lui c'era la pace assoluta, sarebbe stata una brutta season. Comunque sarebbe stato sarebbe caduto in giù tutto. Perché ora ci sta un problema. Mo che l'ordine immaginario se n'è andato, i sette sono quasi tutti morti ormai. L'Araldo è arrivato. La storia ormai si è capito cosa si concentrerà sull'Araldo, regina di Cubi. Sì, poi avremo la season 4 sì. A lungo andare. Comunque la stagione 3 poi regà il loadout. Che loadout di merda era la stagione 3? L'assalto martello, l'assalto che tutto ti smira mentre spari. Il DMR che c'ha il mirino bucato. No, che schifo. Infatti lì che io gioco sempre a Fortnite, io lì mi sono dovuto trasferire su Minecraft per la noia. Infatti in quel periodo che avete iniziato a giocare a Minecraft appunto, è che è nato il viaggio nel futuro. Esattamente. Ma che tipo la tana strana nuova quella là tutta. No, brutta. Ma poi tutto spruzzato di spray. Però se mi aspettavo tantissimo da quella stagione. Ci stava il punto zero, l'albero della realtà che era un posto bellissimo. È iniziata pure bene con le storie secondarie, per esempio delle guardie o i sette, no, sì, sette. Sai che te posso dire? Mi andava pure bene. Se durava un mese, due mesi, come la stagione 3, ma andava bene anche se durava due mesi. Ma se me la fanno durare 4 mesi, una stagione del genere, 3 mesi e mezzo, quanto l'hanno fatto durare? Le stagioni estive, abbiamo capito, il Fortnite non le fa più bene. Da quando c'è stata la stagione 9, il resto le hanno fatte tutte male. No, la stagione 3 capitolo 2 comunque l'hanno fatta veloce. Veloce sì, però è stata fatta male. Vabbè, sì. Cioè, dopo un'inondazione, era per il Doomsday, giusto? Per l'evento Doomsday. Mm-hmm. Ecco, dopo un'inondazione incredibile doveva rimanere qualcosa. Cioè, Foschi Fumaioli è rimasto ancora lì qua sotto. Sì, infatti come cazzo logica? Cioè, il liquido di Kevin è una roba impressionante. Appunto. Cioè. Vero. Un occhivo, una totale vergogna. Che gli lascia agricolo. Vai, voti. Facciamo voti. Ah, fa sbattare, regà, il passo di rispetto per i padroni. Ma sbattaglio. Ma come lo ricordo possiamo più. Possiamo schipparlo. Aspettate, due mesi fa era. Elenco io le skin. Bene, ragazzi, andiamo con i voti, ragazzi. Aspetta, le cose selezionate, le skin. Sabina. Merda. Sabina. Darth Vader. Schifo. Ah, vabbè, Darth Vader. Malik. Ah, Ivy, poi c'era Ivy. Ivy era bella, raga, Ivy era bella. No, raga, Ivy. Fatemi ricordare quella skin dimenticata.
Ma Ivi che si fa prima le tette ritile, no. Sì, le tette fatte, poi... Vai, allora facciamo dire i voti a Jakey. Vai, perché Jakey, voleva essere lui. Season veramente, veramente bella, mi è piaciuta molto. 5. 4 e mezzo, raga. No, dai, anch'io 5. Io posso sembrare un po' freddo, ma io do 2. Forse un po' troppo poco, perché comunque... Dai, le cose non sono... Cioè, le hanno fatte. Ma non mi sono proprio divertito. Dai, cioè... un bel 2 e mezzo, 2 più. Un bel 2 e mezzo, dai. Io invece do un bellissimo 10. 3 e mezzo 4. Porco 3 e mezzo 4. Sei proprio dopo la miglior season la peggiore. Stagione 4. Un'altra stagione riciclata della stagione 3 del capitolo 2. Perché è stata usata la stessa tecnica di innalzarsi sopra le acque, però nel senso di innalzarsi in cielo. Senso sono innalzarsi sopra le cioè, acque. Cioè nel senso vabbè, nella stagione dai, 3 del capitolo 2. Stagione, raga. La stagione che non c'è riuscita. Cioè, iniziata con lo stesso identico presupposto della stagione 2, capitolo... della stagione 8, capitolo 2. Io conquisto tutto, io ti distruggo, io distruggo la mappa. Stop, l'Araldo è questo. Che poi, ma avessero fatto un filmato come la regina dei cubi. Perché l'Araldo non ci hanno spiegato una minchia. Ma sì, ma esatto. Chi è l'Araldo? Io mi dico, chi è l'Araldo? PCB, chi è? Non so rispondere. Ora, un alieno. È la descrizione dell'Araldo, il nulla in arrivo. Esatto, io neanche ce l'ho la skin dell'Araldo, per farvi capire quanto non mi è piaciuto. In sé è bello, a me piace come skin, sì. Mi piace come skin, è bello proprio da vedere. Però raga, che contesto ha? Il fatto è poi che non c'entra niente con il cromo. Cioè, a me mi è sembrato il cromo proprio una cosa... Cioè, l'ho vista subito male questa season, perché... Comunque il cromo non mi sembrava una cosa che ci stava così tanto con l'albero. Non mi sembrava una cosa azzeccata proprio. Cioè, ma poi che ha fatto il cromo? Cioè, nel senso, è partito da Sacrario dell'Araldo e si è fatto allora, giro dalla mappa. Allora, che poi dovrà cambiare. Quindi esatto. Nemmeno ci siamo cioè, il tempo è stato così poco di questo capitolo che nemmeno ci siamo appassionati alla mappa. Molto probabilmente arriveremo al capitolo 4, quasi alla fine, che non ci ricorderemo niente sì, di questa mappa. Il capitolo 4 dura una stagione, secondo me. A questo punto. Ma infatti, ma poi hanno rovinato un botto di il cromo. La mappa ha proprio rovinato la mappa, secondo me. Che poi, il livello di marketing, una cosa, scusa che c'è Pietra, è stato pure bello dietro, perché ci stavano le cose con la verità, il cromo si espande, ci sono stati pure un livello di marketing prima. Incredibile. Però il problema è stato che la stagione ha deluso un sacco. Però alla fine ci siamo appassionati un po' della regina dei cubi, cioè c'è stato un po' di pathos dietro. Alla molto fine meglio la regina che questo Araldo, sicuramente. Tutt'oggi la regina dei cubi, noi player più o meno la teniamo, cioè si può dire, sì. Perché cambia la mappa da un momento all'altro quella. Vabbè, questo la cambia... Andiamo a vedere il pass, raga, pass battaglia. Allora, questo si può parlare, questo pass. Schifo. Questo pass c'è da prendere Miao Scheletro e Spider-Gwen, forse. Allora, qualsiasi persona, ma Byte all'inizio mi faceva schifo Byte, però facendo le missioni e vedendolo veramente con la sua storia e tutto quanto, sinceramente lo definirei skin decente io di Mio. Ma poi ragazzi, in sta season non c'è la skin personalizzabile. Io non sto avvertendo come ad esempio ho avvertito la stagione 8 capitolo 2, come ho avvertito la stagione 1, la stagione 10 capitolo 1. Sì. I finali di stagione, questo non mi sembra un finale di stagione. Sì, già quello della stagione 8 era terribile. Esa, quel finale di stagione. Questo si avvertisce ancora di meno come finale di stagione. Sì, questo proprio non te l'aspetti proprio. Quello magari, vabbè, alla fine potrebbe succedere. Ma questo proprio non c'entra proprio niente per finire. Cioè, nella. Per esempio, faccio un esempio: stagione X si capiva e c'era la fine. Vabbè. Ecco, stagione 8, capitolo 2, si capiva già di meno, però ci stavano le organizzazioni, ci cominciavano... Più che altro, non è che si voleva anche che finisse lì, si voleva proprio che finisse sì, il capitolo era lì. Lo stesso... Qui invece, ma anche perché la mappa comunque l'hanno fatta bene, e i posti sono belli, quindi non ha proprio senso cambiare capitolo, secondo me. Però ricordo, una cosa bella di questa stagione... Sono i biomi, cioè il bioma proprio di de autunnale, quello è proprio bello. Io al tema autunnale non pensavo neanche che era autunnale, non ci avevo fatto neanche caso. La prima zona è la prima zona che ho visto di questa season
La prima zona che ho visto di questa season è stata neanche una zona nuova. Sono andato al Daily Bugle. Lo so. Regalo Dot che hanno aggiunto le armi cromatiche che fanno cacare. No, 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 sono belle. L'assalto è brutto, ma la pompa è bello. No, io invece il contrario, pompa mi fa schifo. Dot che hanno aggiunto le armi cromatiche che fanno cacare. No, 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 sono belle. L'assalto è brutto, ma la pompa è bello. No, io invece il contrario, pompa mi fa schifo. Cioè, non mi piace il. L'assalto mi piace. Vabbè, mi vedete questa storia. Okay. Cioè, l'Araldo, io infatti lo vado a sfidare. Non tanto per l'arma, ma perché mi piace. Cioè, perché è bello già. Gli scagnozzi, come si chiama? La palla, si nasconde dentro, vede tipo l'albero, bello, bello. È un bel boss, è un bel boss. Sì, sì, sì. Giochi di cosa? Parli a caldo, giù a Giz. Giochi, ti do 10 secondi per descrivere tutta la film. 10. Bella, interessante, autunno, storyline, bite. Hashtag Barboni. È vero la storyline, raga, qua non ho mai studiato. Storyline? Perché c'è stata della storyline? Cazzo, è vero? Beh, effettivamente, cioè, missioni storyline non ce ne sono state. Allora, a parte quelle di... hanno finito proprio le idee. Dai, raga, votazione, mi sono proprio scasso con le mani. 6. Come la stagione 1 del capitolo 4. Allora, aspetta, quella season 1 ho dato 6.5, mi pare, vabbè... Questa 6, no 6.5 dai, 6.5 no, 6.5 dai. Mi ha dato gli stessi feeling, mi ha dato gli stessi feeling di... Jackie, dice il tuo voto. 6, meno, meno. Tutti 6. Aia! Cattivo, vero, vero. Ma secondo me ha dato gli stessi, si è notato che ha dato gli stessi feeling della prima stagione. Cioè, esatto, sì. Però comunque ci sta, inizio e fine, inizio e fine. Sì, l'inizio ci sta, cioè... Più o meno, cioè era bello l'inizio, poi si è andato a perdere. Raga, con... abbiamo un ospite speciale per questa puntata del Capture the Talk. Gabri. Il nuovo ospite, il signor... Entrasse nel gruppo. Vabbè, raga. Oh, sono Darkross! Let's go! Indovinato! Oh, sono Darkross, come va? Salve a tutti, tutto bene, tutto bene. Ciao Darkross. Ciao. Mi fa venire i ricordi di quando c'è stato il torneo. Dimmi, non ho sentito. Perché sei venuto qua? Dici un po'. No, niente, volevo passare a fare un saluto. Che cosa pensi di questo capitolo 3, Darkross? Ecco. È una merda. Mi ha parlato pochissimo. Ma che insulto è? Hashtag torniamo nel capitolo 1. Darkross, se da un momento all'altro tornassimo nel capitolo 1, saresti contento o no? Fregherebbe un cazzo. Dato una medaglia con il suo uomo. Non mi attira più questo gioco, quindi. Ma i suoi altri. Ho su altri lidi. Sì, è bene. Si deve sempre cambiare nella vita. Vabbè ragazzi, senti, è stato un piacere. Un piacere, io... anche a me. Mi levo dal cazzo. Bello Dark, ci vediamo. Ciao. Ci vediamo ragazzi, ciao. È un piacere. Arrivederci. Anche per noi. No, è buono solo, vabbè. Ragazzi, sono un bel ospite, io direi un bel ospite. Un bellissimo ospite. Adesso devo dare le opinioni personali. Per questo ospite, ragazzi. Per questo ospite, ragazzi, io do un 8.5 per questa season. Se dobbiamo parlare di votazione del capitolo, calcolando tutto quanto, season, guerra, pace, li muerti tesoreta. Io do un bel 8.5. Secondo me è stata una cazzata far finire il capitolo in questo preciso momento, perché hanno fatto tutto in modo così tanto veloce. Cioè, siamo partiti da una season totalmente cioè iniziata col Natale e poi è finita con la merda. Vabbè, è finita con del cazzo di argento che va per terra, che arriva un... Sì, che cammina e arriva a un albero. Finito. Cavalcare il trovo. Cioè, siamo arrivati a una nascita di una nuova isola normalmente. Ah, siamo arrivati a una merda di isola. Che nasce una nuova isola. È nata questa nuova isola, che devo dire? Questo capitolo do un voto di... Sta zitto. Allora, do un voto di 8. Prima di tutto, supremazia. Tipo se si dice così. Sul capitolo 2. Il capitolo 2 ha fatto schifo. Poi me lo permetta di dire, ha fatto schifo.
questo capitolo era già molto meglio per me, ovviamente. Poi, come altre cose, anche se è stato sbagliato questo capitolo, finire la stagione 4 era sbagliato, un'altra cosa sbagliata, tutto sbagliato questo capitolo, però è migliore del capitolo 2, perché il capitolo 2 era un errore. Una mia domanda che mi faccio è: perché sta finendo il capitolo? Cioè, io non ho ancora capito perché, cioè, si spiegherà nell'evento, ma perché finisce il capitolo? Ci, cioè, sta arrivando il Chrome. Allora, perché il Chrome ha preso l'albero della realtà, ok. E che c'entra? Sto capitolo, per quanto sia stato bello, migliore, regà, è durato metà rispetto al capitolo 2. E io lo reputo comunque migliore, perché a livello di mappa, regà, è migliorato tantissimo. Lo reputo migliore anche a livello di post battaglia, anche a livello di divertimento, di content, di quello che c'è in gioco. Si vede che hanno fatto un passo avanti e si vede che hanno imparato la lezione. Però quello che dico io è stato proprio la beffa finale. Cioè, secondo me, una barra due stagioni più ci devono essere, sempre e comunque. Ora, io non voglio subito di raga, perché c'è COD in mezzo, COD, sì, COD Warzone 2, quindi subito hanno dovuto mettere il capitolo 3 in mezzo e il capitolo 4 in mezzo, se non è finito. Può essere, fermi, può essere che, sento che Warzone 2 è stato annunciato circa un anno fa, può essere già che non ci hanno pensato un attimo, hanno detto, ma raga, famo subito una mappa, può essere. Io non voglio di subito, non è questo, non dico. Io sono del 20-30% sicuro che può essere una motivazione del perché hanno subito finito. Perché, non dico subito, però hanno comunque buttato la carta in tavola dell'ultima stagione, che comunque è una roba importante, secondo me. E questo ce l'ha insegnato la stagione 10, capitolo 1. Certo, 4 anni fa, però siamo comunque in quell'ottica. Io ho reputato questo capitolo un capitolo un po' di transizione, ecco, dove si hanno aggiunto la roba, dove si hanno aggiunto content, ma che ci serviva a prepararci appunto per quello che sarà poi il capitolo 4, che con tutto questo content che ci hanno servito poi ci servirà per un qualcosa di nuovo, anche a livello proprio di gameplay. Ovviamente, raga, il gameplay raggiunto in questo capitolo, e voglio che il capitolo 4 sia una roba molto, che sia meglio, aggiunga nuove meccaniche, ovviamente, ma che rimanga un po' su quest'ottica del capitolo 3, perché appunto io lo reputo un capitolo appunto transitivo dal capitolo 3 ovviamente al capitolo 4, che secondo me sarà tipo il capitolo 2, che sarà una versione aggiornata di quello che era il capitolo 1, versione aggiornata in alfa, però comunque una versione aggiornata. Infatti io mi aspetto che il capitolo 4 appunto sarà una versione ben aggiornata di quello che è appunto il capitolo 3, con le nuove meccaniche, eccetera. Ovviamente ne parliamo meglio nel secondo episodio, quindi però non iniziamo subito, non insultiamo un PC di pietra. Comunque, per voto di sto capitolo, io gli do un bel 7. Voglio farvi pensare una cosa. Capitolo 1, mappa nuova. Capitolo 2, mappa nuova. Capitolo 3 è una reinterpretazione della mappa del capitolo 1. Secondo me, loro hanno voluto affrettarsi con questo capitolo perché pensavano che, avendo riciclato una mappa vecchia, avrebbero annoiato i giocatori. E c'è un'altra motivazione, che prossimo gennaio ci sarà il Last Creative 2.0. È stata annunciata proprio dal direttore, quindi dovrebbe essere sicuro ormai. Quindi, secondo me, loro già ce l'avevano in previsione che questo capitolo sarebbe stato un capitolo proprio di transizione. E volevano mettere da parte lo I perché non gli interessava più, c'era già stato per due capitoli. E secondo me, da ora in poi, si concentrerà tutto sull'ultima realtà. Ormai l'ultima realtà sarà il centro. Beh, prima era lo I, adesso sarà l'ultima realtà. E secondo me, cambiando mappa, si andrà proprio a una mappa magari governata dall'ultima realtà. Può comunque darsi, con sì, funzioni dell'ultima realtà, particolarità dell'ultima realtà, tipo la nave madre, tipo, darsi. Non credo per niente che abbiano affrettato all'improvviso, nel senso, hanno visto che stava andando male questo capitolo, hanno detto di affrettarsi, perché non può mai essere che riescono a creare una mappa e anche tutta la storia là indietro e l'evento in così poco tempo. Già lo avevano in mente tutto ciò. Detto questo, diciamo che
se al capitolo 2 non mi ricordo più che cosa avevo dato, però di sicuro questo è meglio del capitolo 2, perché la mappa l'hanno studiata bene. E poi vabbè, si rifà appunto al capitolo 1, che era già bella come mappa rispetto al capitolo 2, e quindi la mappa ha proprio un vantaggio incredibile. È sfruttata bene, non ci sono troppi spazi vuoti, e quindi secondo me il capitolo in generale si merita un 9, 8 e mezzo. Una cosa che ci siamo scordati di parlare è stata secondo me l'aggiunta migliore di questo capitolo, avvenuta nella stagione migliore di questo capitolo, la zero build. Ecco, infatti per quello la stagione 2 capitolo 3, grazie alla zero build ha azzeccato, ha cambiato. Secondo me il capitolo 3 ha aggiunto tutte queste meccaniche per prepararci poi ad un capitolo della Madonna che sarà il 4. Questo qui si può chiamare un'epoca sperimentale per l'Epic Games. Il vecchio modello di Fortnite non va più bene, l'hanno già fatto vedere nel capitolo 2. Non va bene il vecchio modello di Epic Games, ne devono trovare uno nuovo. E col capitolo 3 appunto l'hanno cercato e l'hanno trovato con la zero build appunto. Cioè l'hanno trovato una parte, poi hanno fatto vedere varie cose con la guerra che gli piaceva alla gente continuamente. Perché... l'ho detto a tutti quanti quelli che dicevano ma mi sa tornare la mappa del capitolo 1, la mappa del capitolo 1 non torna, perché se torna la mappa del capitolo 1 con un'altra storia non funzionerebbe comunque, perché prima di tutto la mappa sarebbe quella vecchia, quindi sapremmo già. Seconda cosa, non possiamo più tornare alle origini, perché appunto Fortnite si deve togliere dalle origini, si deve proprio andare, deve salutare le origini, perché sennò rimaniamo appunto nel capitolo 2. Però aspetta, l'origine deve rimanere nel pass battaglia. Il pass battaglia deve ritornare quello, anche nel quello suo deve, stesso sistema. Anche su quello si è vissuto, anche nel capitolo 2, un'epoca sperimentale. E non è però stato non il pass battaglia perfetto. Però già questo hanno cominciato a capire già che le skin non sense e gli animali fanno centro. Sì, però proprio il metodo del pass battaglia con le stelle, secondo me, è completamente sbagliato. Quello lì pensavo di aver fatto centro, ma io penso che la cosa migliore da cambiare è tornare col pass battaglia ad XP. Cioè, forse con le stelle, sì, possiamo fare. Però, che a me non piace il modo che tu sei libero di scegliere le tue ricompense, perché ci sta gente come per esempio Jackie che va dritto a quella skin, mentre a me piace, io che sono un ossessivo compulsivo, possiamo chiamarmi, a me piace fare pagina per pagina. Quindi io voglio che sia livello 1 la skin, livello 2 l'altra skin. E poi si capito principita. E anche perché così ti dà più il senso di progressione. Pass battaglia. No, progressione. Perché perché vai... ma poi anche perché è proprio brutto, non mi piace questa cosa. È troppo disordinato che sia quadretti, così rettangoli, proprio mi dà fastidio. Perché gli altri pass battaglia degli altri giochi vanno bene, perché appunto sono del vecchio modello di Epic, e quello appunto di Epic non va bene. Cioè, è quello che proprio l'ha creato, l'ha voluto cambiare. Però appunto, il come peggio. Disney alla fine. Ho detto una cosa a caso, nel senso, Disney è la madre di tutti i cartoni animati. Però comunque ha fallito un periodo, Sì, nell'epoca sperimentale. Nell'epoca sperimentale ha fallito. La stagione 2 del capitolo 3 è, la possiamo chiamare, un rinascimento all'interno di un'epoca sperimentale. Scatto, arrampicata, un botto di cose hanno aggiunto. Perché devo, appunto, si è visto che loro stavano sperimentando un nuovo meta. E alcune cose sono andate bene ed altre sono andate male, ma è normale ovviamente. Soltanto che l'epoca sperimentale è il periodo più basso di un'azienda, perché appena inizi a fare l'epoca sperimentale, capisci che quell'azienda non funziona più. L'azienda continua a fare flop, e quindi facendo di continuo flop, continua a fallire, cioè fallirà se non trova un meta velocemente. Ed è quello alla fine che stava per succedere alla Disney. Vabbè, secondo me posso pure chiudere. C'è chi vuole dire qualcosa? Ogni volta che dobbiamo giri ridiamo, vabbè, ok. Io voglio dire una cosa che è sul fatto dell'Araldo e del Chromos, cose qua. Potrebbe non c'entrare molto, ma io lo dico lo stesso. Perché? Perché sì. Mentre io ascoltavo, sono andato un attimo per vedere una cosa nel negozio oggetti di Fortnite Battle Royale. Andando a vedere nello shop di Fortnite, sono andato per sbaglio a premere sulla skin Valkyria e vedo scritto fa parte del set Araldo. Ma? Ma che senso? Cioè, ma la skin seriamente... Araldo, cioè del set Araldo. No raga, io invece sono andato un secondo nei negozi oggetti in basso a destra e ho visto che supporto c'è supporto un creatore, franculo trattino basso, raga, fatelo anche. Mettetelo subito. Fragile.
Devo fare Staudro? Cioè, nel senso. Raga, sono Staudro, raga. Se vediamo domani, secondo episodio, con. Ancora altri... mandato, ragazzi, ben ritrovati. No. Altri ospiti Dello special. 7.0, vi do questo spoiler. Anzi, 96.0. Preparatevi a skippare la parte. La parte facciamo preparatevi del capitolo 4. Facciamo il season 1 talk. Tipo, preparatevi a mettere dislike. For talk, è vero. Vabbè, lasciamo stare. No, ragazzi, lasciateli talk. E nel prossimo episodio, appunto, parleremo. dell'evento finale, di quello, delle nuove meccaniche che ci aspettiamo appunto nel capitolo 4, di quello che sarà secondo nel capitolo 4, di teorie sull'evento finale, quindi raga, il 3.0 nascosto, esatto, il 3.0 nascosto nei limiti della mappa, il nulla dei 7.0 i 7 punti nullosi, cioè raga, ci vediamo domani, vi aspettiamo con un nuovo video nel chapter 3 talk. Supportate il codice creatore Franculo trattino basso per avere nuovi video di questo genere. Out! A posto. Grazie Giacchi per l'audio. E siamo finalmente giunti nel... No, raga, riesco. Come si può dire chapter 3 talk? Sono cringe, vabbè. Chapter, non chapter. Giusto, giusto. Nel chapter of the talks. Sembrava la season veramente apposta per i gay. Scusate per rifare. Vabbè, appunto, ma infatti a chi è piaciuta? A chi è piaciuta sta season? A Giochi a Alex 3. Allora. Non so, il dilemma è, ma io ti ho capito il nome e tu hai capito il nome a me. Perché? A voi sono Francia, a voi sono... No, aspetta, io ce l'ho da morire. Io no. No, Fragi. Ora ho capito tutto. Annunciamo ho capito tutto. Che una merda è nata. L'evento si chiamerà Flipside. L'evento si chiamerà il PC. Vabbè. Cosa ma io non so fare bene la sponsor del supporto. Quanto è rimasto? Metti nel supporto metti nel negozio oggetti il supporto creator Franculo trattino basso per supportare questo creatore. Il tuo supporto creatore tantissimi video e tantissime nuove storie.